Salve a tutti, oggi parliamo di due grandi fisici pluralisti che sono Leucippo e Democrito. Leucippo è il fondatore della scuola filosofica dell'atomismo, di cui poi sarà allievo anche Democrito. Tuttavia, sul primo abbiamo poche informazioni, conseguentemente sappiamo solamente che le sue filosofie confluirono in tutto e per tutto in quella che poi sarà la filosofia definitiva dell'allievo Democrito. Quindi, nel parlare della filosofia democritea, tratteremo, sebbene indirettamente, anche tutta la filosofia di Leucippo. Iniziamo col dire che l'atomismo è una forma emblematica di meccanicismo e materialismo. Materialismo perché diciamo che basa l'origine del tutto sui rapporti tra la materia, quindi la materia è la base di tutto. E perché materialismo? Perché mentre per esempio Anassagora creò la teoria del nous, quindi una forza, un ordine, un'intelligenza regolatrice che serviva a ordinare la materia, quindi a farla muovere, a farla creare, no? E quindi anche poi in un certo senso a disporla nel modo corretto per cui la vita poi potesse essere creata, per invece Democrito e Leucippo, quindi per l'atomismo, la materia, così come per tutti gli altri, esiste già, ma si autogoverna, è autoretta, quindi la materia funziona in autonomia, prescinde da una intelligenza artificiale che può essere il nous di Anassimandro, il motore immobile di Aristotele, di Anassagora, scusate, il nous di Anassagora o il motore immobile di Aristotele. È una filosofia meccanicistica perché l'origine della vita si basa tutto su un meccanismo tra gli atomi, tra atomi che si uniscono e quindi nascita della vita, tra atomi che invece si separano e quindi fine della vita. Non c'è, come ho detto poc'anzi, un nous che regola quindi l'ordine del cosmo e quindi aggiungiamo una terza categoria all'atomismo, il casualismo. Il casualismo, quindi l'ateismo, perché è una filosofia di tipo atea. Tant'è vero che poi verrà ripresa da Epicuro nell'età ellenica, e quindi diciamo che Epicuro verrà considerato eretico perché dichiarerà un po' come hanno fatto anche Democrito e Leucippo, che l'anima, essendo composta da atomi, muore. Quindi diciamo che questa eresia da parte anche di Epicuro e prima ancora degli atomisti li farà cadere, diciamo, nel dimenticatoio, finché poi nel 600 la scienza moderna, la nuova scienza, li tirerà nuovamente fuori. Per gli atomisti, quindi per Democrito e Leucippo, il divino coincide con gli atomi psichici, perché anche gli atomisti ribadiscono il fatto che il nascere equivale all'aggregarsi di elementi, un po' come diceva, diciamo, tutta la filosofia precedente, no? E diciamo, mentre invece la morte equivale al separarsi degli elementi. Sostanzialmente noi qui siamo davanti a un richiamo, possibilmente possiamo anche notare un'analogia col pensiero di Empedocle, le quattro radici che unendosi creano la vita e che invece disgregandosi la terminano. Quindi diciamo unione, aggregarsi di elementi crea la vita, il separarsi degli elementi invece crea la morte. Questi elementi per gli atomisti sono gli atomi. Perché? Democrito sostanzialmente provò in modo molto logico e razionale la presenza degli atomi. Tutto è divisibile, ma per far sì che tutto nasca da qualcosa, bisogna che quel qualcosa sia indivisibile. Tant'è che atomo vuol dire appunto indivisibile, atomos, indivisibile, anche se per questo la scienza moderna lo smentirà, perché effettivamente l'atomo è divisibile, ma poi si entra in una scienza, diciamo, ante litteram, che ad oggi, per quello che stiamo trattando, non ci riguarda. Quindi noi diciamo, sottolineiamo il fatto che l'atomo è indivisibile, almeno per le conoscenze che abbiamo fino al 1600. Gli atomi, dice Democrito assieme a Leucippo, non sono percepibili con i sensi, ma solo con l'intelligenza. Quindi qui si richiama un pochettino il concetto platonico del nous, perché il concetto di nous di Anassagora verrà ripreso anche da Platone come intelletto, come funzione intellettiva dell'uomo. E invece Democrito ci dice che diciamo che l'intelletto serve all'uomo per percepire gli atomi che con i sensi non si possono vedere. Diciamo che hanno bisogno gli atomi del vuoto, che per gli atomisti corrisponde al non essere, perché senza il vuoto non potrebbero differenziarsi e nemmeno muoversi. E voglio dire, mi sembra anche logico, perché sostanzialmente se noi non abbiamo il vuoto, non possiamo avere un pieno. Perché il vuoto esiste se c'è un pieno, che è la presenza degli atomi, quindi della materia. Tant'è
Quindi senza il vuoto non ci si può muovere, perché all'interno del vuoto, che non è occupato dagli altri atomi, v'è lo spazio per questi ultimi di muoversi, scontrarsi, aggregarsi e disintegrarsi. Quindi v'è la possibilità, grazie ad esso, di creare la vita. All'interno dell'atomismo bisogna distinguere tre tipi di movimento principale. Il primo, il movimento caotico, come per esempio il volteggiare del pulviscolo atmosferico. Movimento vorticoso, quindi l'aggregamento degli atomi in modo da disporsi in modo diverso e generare varie cose, ossia gli atomi sono sempre quelli, sono sempre atomi, però il movimento vorticoso, che è il movimento che diciamo ci indica è una miscellanea, diciamo un'unione un pochettino miscellata di questi atomi e che quindi creano vita diversa ogni volta. 3. Movimento sprigionato dagli atomi che forma gli effluvi. Perché sostanzialmente il movimento è diciamo, un processo che nasce da un effluvio, quindi anche diciamo, dall'aria rilasciata, quindi diciamo, dall'atmosfera che gli atomi rilasciano. Quindi sostanzialmente il movimento nasce grazie appunto a questa atmosfera che rilasciano gli atomi. Il cosmo, secondo gli atomisti, quindi è fatto di un incontro meccanico, ecco il meccanicismo, tra gli atomi non progettato e non è nemmeno un prodotto dell'intelligenza. Sostanzialmente, quindi noi siamo qui davanti, come abbiamo detto poc'anzi, al meccanicismo, all'atomismo e al casualismo, perché non c'è un determinismo, perché appunto non c'è una religione, non c'è un Dio, non c'è una forza che mi determina quell'atto. C'è sì, un determinismo nel meccanicismo, perché il meccanicismo è determinato, ma a livello, diciamo, dell'incontro, non è un incontro determinato, perché l'incontro avviene casualmente, è solo la meccanica che tende ad unire tramite la meccanicistica degli atomi, quella sì che è determinata, ma l'incontro tra gli atomi è causale e non determinato. Diciamo che esistono per gli atomisti due mondi, il mondo privo d'acqua, e quindi senza esseri viventi, e il mondo inzuppato d'acqua con tanti esseri viventi. I mondi, secondo loro, possono avere più lune e più poli. Sono famosi perché pongono il mondo a caso, infatti condannati da Dante all'inferno per questa affermazione. Sostanzialmente loro appoggiano la teoria del casualismo per far sì che essa sia accreditata, continuano ad aggiungere dicendo che i mondi possono avere più lune e più poli, dicendo che il mondo è posto a caso, e quindi poi Dante nella Divina Commedia li porrà nell'inferno proprio perché quel poema cristiano prevedeva che è Democrito, quindi che la filosofia democritea, che Leucippo, gli atomisti e gli epicurei fossero condannati nel circolo degli eretici, come poi vedremo quando parleremo in letteratura italiana della Divina Commedia. Sostanzialmente la conoscenza, quindi per gli atomisti, deriva dall'atmosfera che gli atomi rilasciano, che viene sprigionata da tutte le cose e che vengono a contatto tra di esse. Quindi il simile conosce il simile, quindi l'atomo conosce l'altro atomo, quindi l'organismo da cui è composto quell'atomo conosce l'altro organismo da cui è composto l'atomo stesso. Quindi l'anima, che è la dimora della nostra sorte, è un aggregato di atomi. Tutto per gli atomisti è atomi. Sono atomi però di tipo diverso da quelli che noi vediamo intorno, perché sono atomi leggeri e sostanzialmente pesanti e nobili, sono tutti e tre, ma prevale una leggerezza, perché sostanzialmente l'anima è quasi spirito. Questa era una convinzione molto comune all'epoca. Quindi prevale la leggerezza degli atomi. E secondo appunto anche i scienziati, quindi nell'anima sono presenti le radici della felicità e dell'infelicità. Quindi, in sintesi, se volessimo sintetizzare il pensiero degli atomisti, Democrito, quindi anche Leucippo, dichiara l'esistenza di atomi in base a un semplice ragionamento: le cose si possono dividere, ma non all'infinito, perché altrimenti non esisterebbe nulla di concreto, cioè non esisterebbe la materia. L'atomo è il punto estremo della materia che non può essere più diviso, tant'è che atomos, atomo, indivisibile. Gli atomi sono infiniti e affinché si possano aggregare e disgregare deve esistere il vuoto e anche il movimento. Ecco la critica a Parmenide. Loro tentano di andare oltre Parmenide ma usando la ragione. Quindi la ragione è parmenidea a scapito della teoria parmenidea stessa.
Gli atomi, secondo gli atomisti, quindi Democrito e Leucippo, muovendosi nel vuoto si scontrano e danno vita a vortici nei quali si formano le cose, tant'è che poco fa abbiamo visto il movimento vorticoso che tende a mischiare gli atomi ogni volta in modo diverso, no? E sostanzialmente, quindi, l'atomismo di Democrito è un materialismo, perché tutta la realtà si spiega in base ad un principio materiale che è l'anima. È un meccanicismo, perché quello che avviene si spiega in base a rapporti meccanici. È un determinismo, perché tutto quello che avviene segue regole ben determinate, che sono quelle meccaniche. È importante sottolineare però che il determinismo degli atomisti è un determinismo che fa capo unicamente al meccanicismo, perché l'incontro tra gli atomi è casuale, non è determinato. Anche l'anima è composta da atomi che sono più leggeri di quelli normali e la morte consiste ovviamente nella disgregazione degli atomi di cui siamo formati. Democrito distingue le qualità primarie, quindi oggettive, valide per tutti i tempi e strettamente connesse con le caratteristiche fondamentali degli atomi, con invece la forma, quindi per esempio come la forma, la grandezza e il peso, no? E quindi sono, diciamo, caratteristiche primarie perché sono, diciamo, oggettive, valide per tutti, che tutti possono testare e vedere. E quindi queste qualità primarie sono distinte dalle qualità secondarie, quali per esempio soggettive, quali per esempio colore, bellezza, dolcezza, la percezione, quindi anche della temperatura. Ognuno di noi, e mi avvio alla conclusione, per Democrito è un aggregato di atomi particolari. Perciò è colpito in modo leggermente diverso da alcuni aspetti delle cose che lo circondano. E così possono essere spiegate le differenze tra un soggetto e l'altro. Una spiegazione però purtroppo approssimativa che troverà diciamo, molto spazio per le critiche dei postumi a Democrito. Sostanzialmente qui lui ci sta semplicemente dicendo che gli atomi compongono tutti noi, ma ognuno di noi è un aggregato di atomi particolare, perciò è colpito in modo lievemente diverso dagli altri. Sostanzialmente ognuno di noi è unico perché gli atomi che ci compongono hanno quel minimo particolare che ci rende diversi e unici. Al modo nostro. Sostanzialmente, quindi, questo pensiero filosofico mi fa anche riflettere su un punto di vista etico, no? Etico-morale, nel senso siamo tutti uguali, tutti composti da atomi, poi alla fine se si è persone di colore, se si è ricchi, se si è poveri, se si è eterosessuali, se si è omosessuali, se si è, diciamo, diversi dai modelli che ci sono stati imposti dalla cultura cristiana, dalle tradizioni antiche, classiche, alla fine non si è delle bestie come magari la religione cristiana può definire, ma si è a prescindere uomini composti da materia, composti da atomi in grado di pensare e vivere. Quindi l'atomismo, gli atomi, sono la chiave per comprendere come il razzismo, come la fobia del diverso, quindi la xenofobia, no? Dell'estraneo anche, siano delle inutili illazioni. Solamente questo. Spero che la lezione sia stata di vostro gradimento. Ci vediamo domani con Ippocrate, ultimo dei fisici pluralisti, e la sintesi, appunto, cercherò di sintetizzarvi in pochi minuti tutto il pensiero di tutti i fisici pluralisti e poi diciamo che ci avvieremo verso i sofisti Socrate e Platone. Faremo Socrate, Protagora, Gorgia, che sono due sofisti, Platone, Aristotele. Spero che vi divertirete. A presto, ciao!